ragazzi, allora andiamo a un ristorante che si chiama El Capitan. Speriamo che c'ha le persebe. Se ce l'ha, ce le mangiamo. Poi non ti do neanche una persebe però, eh? Perché quelle costano 1000 euro a chilo. E quando ne prendiamo? 200 grammi se ce l'ho. 200 grammi. Pourquoi 100 grammi si suffit pas? Non lo so quanto pesano. Non lo so come pesano. So che come sono grandi, ma non come pesano. Ecco, andiamo a questo capitano. Allora ragazzi, siamo arrivati al Capitan, si trova sulla spiaggia proprio. Diciamo che ci siamo confusi perché noi nell'arrivare abbiamo visto un ristorante che era molto caratteristico, tutto in legno, con i timoni. Quello ha detto che si chiamava il Capitan, ma forse si voleva dire qualche altro nome. Allora. Siamo qui alla Ceripla. Allora. E viene tutto. Aspetta, muovi che non vuoi. Ma ragazzi, casa mi appacca una roba. Comunque ci stanno le aragoste, le cose. Però la cosa strana, a prescindere dal fatto che le persegue non ce l'ha, però la cosa strana è che siamo proprio solo noi. È vero che sta sul mare, bla bla bla, però noi avevamo visto un altro ristorante che credevamo che era forse sarà qua vicino, perché poi quello là ha detto si chiama il Capitan. Invece avevamo visto un ristorante che stava con tutte queste decorazioni di legno. Era proprio bello, che ho detto, oh, com'è caratteristico quel ristorante. E stava tutte le... come si chiamano i manubri delle navi là? Non mi ricordo. Comunque... ah, proprio caratteristico. Allora, scusatemi, per non prendere i pali, abbiamo preso le nugget di pollo e pollo impanato, perché non volevamo prendere i pali come ieri con il pesce. Allora abbiamo pensato di prendere le nugget di pollo. Vabbè, sto ristorante cammino, ma non lo vedo. Ma non era questo, questo secondo me è... perché è impossibile, questa pubblicità stiamo solo noi. Siamo solo noi. Poi parla solo spagnolo. Comunque è bello, speriamo che sia pure buono, pure... le polpine di grancia impanate. Bah, non lo so. Ma non avrei accettato l'altro, che è bizzarro. Ma alla fine mi ha pigliato in aghette pulle a gudalette pulle. Uffa. Ma pure di qua non c'è. Comunque andiamo a pette e polle e polpine di grandi oggi. Allora, sangria, una birra.
il petto di pollo, le nuggette e le patatine fritte. No, perché per andare sicuro, ragazzi, perché ieri abbiamo preso troppi pacchi. No, non è che non era buono, è che era troppo cotto il pesce, pure la ragosta era troppo cotto. Sì. È buona? No? Pourquoi tu me demandes? È vino, non è come quella di ieri, ieri era deliziosa. È buona. Allora ragazzi, polpettine di grancio qua, cotoletta e nuggetti. Ecco. Sono buono. Ma quello che c'ha l'osso è meglio, eh? Très bon. Congelé ou pas? Très bon. No, sono buono. A Napoli 50 centesimi l'uno. Congelata? Penso di sì. Un po' di bagno. Boh, non mangiamo qua. Nessuno affoga. Comunque a finale devo dire la verità, sono buoni, cioè dopo di quella roba congelata sicuramente, sì, sono fine di granchio, sì, le nuggets non lo so, però comunque alla fine è buono, non si può dire niente. Certo però ragazzi, quello che abbiamo fatto oggi, che abbiamo mangiato veramente una merda, proprio una merda di giorno e di sera. Vabbè, di sera, vabbè, sta roba qua è facile. Non è che possiamo dire che era, non era buono. Però di giorno è stata proprio una cagata. Il ristorante è proprio una cagata, proprio uno schifo, proprio del... Non lo so come fanno a... Boh. Comunque. Chi lo sa perché a me il menù con le fotografie non mi danno fiducia e sicurezza. Mousse, tutta crema. No, questa no, tutta crema. Questo no. Quante ne so sti quattro menù? Ah, questi sono i gelati confezionati. Ah, questo sta quel gelato che ti piaceva tanto al giapponese. Il limone, l'arancia. Ah, figo, questo qua. Oui, mais c'est pas. No. Devo fare un truc più doux. Bonbon, io mi prendo il bonbon. Come si chiama questo? Che è sta cosa qua? Non vedo. La coppa clown. Yes, no, sono yes. Troppo grosse queste coppe, no. Banana no, splint, no. Sì. No, i cosi mi piacciono. Questo che cos'è? Mamma mia, quattro minuti. Elado fondant, elado mocha latte, elado stracciato, che è Kit Kat, o elado Kit Kat. Che ti prendo, un Kit Kat? Io no, mi prendo un caffè, mi prendo un po' del tuo Kit Kat, non voglio esagerare con te. Esagerare. Non ti do. Indecisibile, voilà. Bullo di truffa. Non aprendo le truffas. Gli amici. Voilà. Il caffettino è questo qua, invece è un Kit Kat, non ho capito. Frappè. No, questo è bello.
on a perdu en italien, tellement connu. Ah bon? Oui, c'est bon. Io ho capito. Ma là, dopo il conticino non ci resta che andare un po' a casino. Concludiamo questa bella giornata, che poi alla fin fine è stata una bella giornata. Tranne per il mangiare, però è stata una bella giornata. Voilà, arrivati a casino. Speriamo che la serata sia finisca bene. Mango. A domani.